Buongiorno a tutti, questa è la rubrica Belli da leggere a cura di Todomodo per Repubblica Firenze. Tomás Nevinson, Javier Marías, Einaudi Editore. Io invece Javier Marías, Tomás Nevinson per Einaudi Editore. Vabbè, e qui c'è un'ovazione, non è una Può capitare recensione, che il bello da succede, l'abbiamo leggere letto tutte e due coincida. e è conciso. E qua è il grande romanziere che più va avanti, più migliora, perché appartiene a quella categoria di scrittori il cui immaginario si arricchisce con l'età, e quindi l'ultimo romanzo è veramente il migliore. Stento a dirlo, ma è veramente così. Sì, Ci sono. ovviamente i mariaisti devono Sì. sempre dimostrare che l'hanno scoperto loro, quindi non sarà mai l'ultimo romanzo il migliore, No, sempre diranno più. sempre così Esatto. nella battaglia pensa a Però me nella o il cuore così bianco. difficoltà di eleggere un migliore, questo è uno dei migliori. È uno dei migliori, indubbiamente, perché Javier Marías, quando co racconta queste vite, queste storie, parte dal presupposto che lui effettivamente scrive romanzi e scrive invenzioni, e invenzioni dal punto di vista etimologico, quindi va a ritrovare, quando lui scrive, va a ritrovare la storia. E quindi lui è interessatissimo a ricostruire questi personaggi, queste vite, attraverso quello che avrebbero potuto fare e che non fanno, le cose che non dicono Gli errori e gli commessi. errori che fanno. E quindi parte dal presupposto che i cosiddetti fallimenti così non sono, ma sono la vita, no? Quindi non, e lui è imbattibile, direi, come autore, perché riesce a fare questo attraverso poi una scrittura ricchissima, no? Per cui cioè, ci ritrovi Shakespeare, ci ritrovi tutti i Shakespeare ce lo grandi ritrovi autori. anche se non te ne Sì, accorgi, poi quello ci te la cosa inciampi. ci inciampi, ma quel che è Shakespeare come autore, no? Quindi, Esatto, più che la più che citazione. le citazioni, che ovviamente, avendolo letto molto, le trovi. E quindi Ah, purtroppo la difficoltà di intervenire dopo questa non è cosa quella molto del. intelligente che hai detto non mi lascia altro che il ruolo del riassuntatore. Cioè, allora, di che parla questo libro? Innanzitutto, perché leggere Marias? Leggere Marias, come diceva Maddalena, è un atto, o potrebbe dire io, mi piace molto citare delle fascette che non esistono, è necessario, c'è questo termine insopportabile delle Insopportabile. fascette. Perché è uno dei pochissimi scrittori, a proposito di inciampi, che non è mai inciampato in un suo libro, cioè non ha mai detto una cosa banale, scontata, non ha mai strizzato l'occhio al lettore, non ha mai utilizzato dei termini, quei termini fastidiosi alla lettura, no? Che ne Il so, luogo Facebook comune, per sì. dire, cioè non c'è scritto che quando leggo Facebook sui libri schiudo il libro. E nel giochino di chi rimarrà fra 200 anni, io sono convinto che Javier Marías sarà uno di quegli autori che rimarrà. Il libro e la trama da lui costruita gli danno la possibilità di indagare, di andare a fondo in tutti i suoi grandi temi, che poi sono tutti grandi temi della letteratura, soprattutto appunto Shakespeare, che sono il bene, il male, ovviamente le scelte, l'arbitrio, Amore è i un'invenzione. tradimenti, l'amore, l'invenzione dell'amore e anche e soprattutto in questo libro le vite degli altri. È la storia di Thomas Nevinson, che voi già conoscete perché è il marito di Berta Isla, che vuole smettere di fare il suo mestiere, che è il mestiere di spia, di agente segreto, però gli viene richiesto, fra delle virgolette, gli viene richiesto facendo leva sul suo senso di fallimento, su una vita che sta per finire e che poi getta nell'inutilità, perché quando uno è nessuno per tutta la vita è difficile poi finirla. Di uccidere una donna, e la difficoltà di uccidere una donna, come Sì, dicevo quella è l'inizio. all'inizio, che ha partecipato a vari attentati terroristici, soltanto non si sa chi è questa donna, e si danno a lui la possibilità di capire chi è questa persona attraverso tre altre donne. Gli mostrano tre fotografie di tre altre donne.
Quindi lui si trasferisce in questo piccolo paese, diventa lui stesso un altro soggetto, Centurion. Lui è stato anche morto, è stato tanti altri soggetti. In questo caso diventa un ulteriore professore di inglese e deve indagare nella vita di tre donne che sono loro stesse, possibilmente e presumibilmente un altro soggetto, perché una di queste tre è l'attentatrice, quindi ha un altro nome. Quindi si crea un meccanismo a incastro e perfetto, il libro è un capolavoro assoluto e voi siete obbligati a leggere Javier Marías. Buon fine settimana a tutti.